Allora, oggi scopriremo se il mio pad funzionerà oppure no, perché in realtà forse ho risolto il mio problema del drifting. Ora, non lo so se... Ah, vedi, per il momento non drifta. Oddio, non ci credo. Non ci credo che ho risolto. No, vabbè, sto sognando, ragazzi. Forse abbiamo risolto il problema del drifting. Io impazzisco. Io impazzisco, letteralmente. Impazzisco. Allora, vi faccio un piccolo riassunto per chi magari si fosse perso quello che è successo, senza farvi troppi spoiler, perché vi ricordo che se siete su Discord e siete abbonati potete vedere tutti i video che ho già caricato praticamente sul canale dedicato degli abbonati su Discord, quindi potrete recuperare tutto il gioco lì. Praticamente cosa è successo? Siamo tornati a casa, quindi siamo tornati alla nostra base. Abbiamo scoperto che l'impero, a quanto pare, anche se ancora non abbiamo conferma ufficiale, ha assoldato un gruppo di banditi per scatenare il caos ai confini della Lega e quindi di conseguenza ha permesso ai soldati di invadere il territorio nostro, quindi il territorio della Lega. La nostra, diciamo, la nostra rappresentante, il nostro capo di Stato, ovvero Periel Groom, si è costituita e praticamente si è data latitante. Dandosi latitante, ha passato il testimone a noi per formare un esercito ribelle e riuscire a formare appunto un esercito per contrastare quello che è l'impero di Galdia, se non mi ricordo male, come si chiama, dell'impero, mettiamola così. Quindi adesso noi finalmente abbiamo occupato il vecchio castello dove abbiamo trovato i vecchi banditi che la utilizzavano come covo e quindi finalmente è iniziata la vera storia di Eiden Chronicle, perché tutto quello che abbiamo fatto finora è stato una sorta di mega tutorial. Abbiamo fatto la prima battaglia campale, abbiamo fatto il primo duello contro il nostro amico barra rivale Sain, e adesso siamo pronti per reclutare nuovi personaggi, per andare avanti con la trama e fare tutto quello che c'è da fare nei classici giochi in stile Shuikoden. Perché, per chi non lo conoscesse, Eiden Chronicle ricalca i passi che hanno fatto grande la saga di Shuikoden. Tant'è che abbiamo appunto gli stessi produttori, anzi abbiamo lo stesso produttore e il team di sviluppo che si è occupato proprio di Shuikoden, che ha riproposto un nuovo titolo in quella scala, però con la tecnologia moderna, quindi con il, diciamo, con tutto quello che è di moderno al giorno d'oggi. Quindi sono molto contento di poter finalmente giocare un gioco che mi riporta alla mente Shuikoden. Quindi ci sta. Il nostro dirigente sull'autobus, un vecchietto, a lasciargli il posto perché è l'anziano. Gli ho risposto educatamente. L'ho detto in italiano davanti al vecchio. Signora, vuole sedersi? Ma guardate come la faccia debita e meravigliosa. Vabbè, quello poi, vabbè, ripeto, quelli sono poi tutti episodi che sono capitati più o meno a tutti. Guarda che bello. Oh no, mi sa che ancora drifta un pochettino, perché ho visto che un po' di drift c'era, Oh no. Ah, minchia, devo andare per forza nella sala grande. No, ma io voglio andare a esplorare il castello. Niente, non posso... Niente, impossibile andare altrove. Vabbè. No, non ho più una schedule fissa. Ho capito che non ne vale tanto la pena. Perché ci hai messo tanto, cugino? Sei il leader, ricordi, non è il momento di poltrire. Cioè, mi vedrete spesso su Twitch se avrò qualcosa da fare, cioè... Nel momento in cui voglio condividere effettivamente qualcosa, allora sì, altrimenti o troverete tutto su YouTube oppure nada. Cioè, non troverete nulla. Leader provvisorio, solo fino all'arrivo di sua signoria. E quella al centro, chi è quella là?
Beh, io penso che se la stia cavando egregiamente. Povero Nova, devi fare felice un sacco di gente. Durante la settimana passata siete stati incaricati di convertire queste rovine in un quartier generale accettabile, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ora sicuramente devo dare poi il nome al castello, devo dare il nome alle truppe. Per favore, basta lavoro fisico. Almeno adesso i soldati hanno un posto dove dormire. Non saranno piatti raffinati come quelli della mia locanda Eltiswice, ma farò in modo che tutti abbiano dei pasti decenti. Cassandra, tu con tutto il latte... No. E io sto ancora setacciando le miniere, nel caso ci fosse ancora qualche soldato disperso. Vorrei presentarti alcune persone. Ah, ecco, vedi? Ah, ma quello è il governatore. Gokto. Mi chiamo Gokto. Ymir ha espresso interesse nella costruzione di una città qui. E quando sento odore di profitto... intendevo dire che quando sento odore di giustizia contro l'impero opprimente non posso fare a meno di accorrere. Dunque, uno dei nostri obiettivi a lungo termine è creare una gilda locale. Ti terrò aggiornato. Oh, quindi anche lui reclutato. Leader della gilda. E lui sarà sicuramente un personaggio da aiuto, da supporto. Fatto col ciuffo blu, bellissimo. Iris. Sono Iris, un architetto ed ex professoressa dell'università di Carls. E sogno da sempre di progettare una città. E sei anche una grandissima gnocca, oserei dire. Con mia grande gioia, Ymir mi ha contattata e mi ha dato la possibilità di mettere a frutto le mie abilità. Se avrei bisogno di un nuovo edificio, sono la persona che fa per te. Ma io mi sono... Madonna. Architetto illustre. Madonna, siete tutto un pugno di gnocche qua dentro. Cioè, come faccio a decidere? L'università di Carls? Davvero notevole, Iris. Salve. Sono Kaine. O Kane in questo caso. È stato Gakto a raccomandarmi. Gestisco il magazzino. Se vogliamo che la nostra nuova città fiorisca, avremo bisogno di innumerevoli risorse e di un posto in cui depositarle. Ed è dove entro in gioco io. Buono, questi sono tutti i reclutamenti. Manager del magazzino, Kane. Un magazzino? Wow, non mi è mai capitato di dovermi occupare delle risorse di un'intera città. Mi prenderesti come apprendista? Certo, ci sarà molto da imparare, ma credo che saprei tenere il passo. Grazie a tutti. Il problema è che la struttura è ancora troppo basilare. Possiamo fare di più. Non è solo la struttura essere carente, abbiamo bisogno di più gente. Tac! E qua ci sono i reclutamenti. Giusto. Non possiamo definirci un esercito se siamo solo 9 combattenti e un paio di forconi. Ho dato un'occhiata a Eltiswice e nei villaggi vicini. I galdeani sono ancora lì, ma le ronde sono eseguite in modo superficiale. Potremmo riuscire a reclutare qualcuno lì. Bene. Si va di reclutamento. Allora mettiamoci al lavoro. Ci serve un quartier generale più grande e più compagni. Mi dispiace aggiungere un altro problema alla lista, cugino, ma c'è una faccenda di cui devi proprio occuparti. Non so se oso chiedere. Non c'è problema, di che si tratta? Devi dare un nome al castello. Minchia, ma oh. Ma cioè, vi rendete conto di come già conosca questo titolo talmente bene, anche se non l'ho giocato, che io proprio predicto tutte le robe che verranno messe? Cioè, io l'ho detto 5 minuti fa che dovrò dare il nome al castello, dovrò dare il nome a tutto, eccetera, eccetera. Non possiamo continuare a chiamarlo le rovine, il castello, eccetera. Così non farà colpo su nessuno. Ora, questa sì che è un'idea interessante. Pensaci bene, sarà un fattore decisivo. E vabbè, io già so come chiamarlo il mio castello. Un nome per il castello? Molto bene, sorprendimi con la tua creatività. Ribellione, castello del demone, nido dell'aquila, ci devo pensare. Ma come? Non posso mettere il nome io? Forte delle viverne, raduno degli eroi. Lo chiamo Midgard, dai. Sì, dai. Quello che si avvicina di più a Midgar. Sì, mi piace. Concordo. Idea impeccabile, cugino. Beh, è pur sempre un nome, più o meno. Comunque, se vogliamo mettere in atto una vera resistenza, avremo bisogno di più uomini. D'altra parte, in un esercito, l'unione fa la forza. D'ora in avanti dovrete reclutare il maggior numero possibile di compagni. Esatto.
e potreste non aver bisogno di allontanarvi troppo per trovarli. Faremo del nostro meglio, vero ragazzi? Ok, quindi qua ora partono i reclutamenti a go-go. Bene, bene, bene. Godo, si gode. Si gode, ecco, qui ci sono le bandiere della città-stato. Si gode, andiamo. Andiamo, andiamo. Enchia, regno di nuovo. Oh no, un po' drifta. Ok, non... Ok, però non... Oddio. Un po' drifta. Attenzione, mi sa che allora non ho risolto del tutto il problema. Male, malissimo. Questa è la stanza tua? Madonna, guarda quanta roba. Io ora tipo dovrei esplorare tutto il castello. Oddio, questa è la lapide dove saranno scritti i nomi di tutti quanti gli eroi che abbiamo reclutato? Tipo Luke che mi teneva il conto degli eroi che prendevo. Guarda che belle le ambientazioni che hanno fatto però. Allora, vedi, allora c'è ogni piano e praticamente in ogni piano si può uscire fuori. C'è tipo la parte dove si può uscire fuori. Ok, non sembra troppo confusionario come castello, almeno all'inizio. Ecco, qui c'è il tetto, là c'è Yusuke. Ok, non sembra troppo confusionario come castello. Se è fatto così, a me piace l'idea. Che sia fatto magari con più piani. Eh sì. Ci sta a giocarselo Shuigoden 2 di tanto in tanto. Io lo gioco molto spesso in realtà. Oh, eccoti. Noa. Ara? Mi sono presa la libertà di ideare un progetto di sviluppo urbanistico. Vuoi dargli un'occhiata? Sai, ci vuole molto impegno per creare una città. Costruire le strutture necessarie è già abbastanza difficile, ma dovremmo anche trovare le persone adatte a gestirle. Esatto. Come le locande. Ah, guarda che bello. Ah, posso decidere io come... Madonna, lo studio di progettazione. Ah, ecco a cosa mi servono i materiali. No, non ci credo. Hanno messo tipo la gestione. No, non è lo stesso eroe. No, no, sono molto simili come... È vero, come estetica sono molto simili. Però non sono gli stessi. Perché lui si chiama Noah. Il protagonista del 2 si chiama Ryu. Scritto Ryou. Il nome originale sarebbe Ryou. Che però sono molto simili anche per come combattono, per le armi che utilizzano. Sono molto simili, è vero. Nello studio di progettazione puoi pianificare nuove strutture per il quartiere generale, accumulare i fondi e raccogliere risorse. La tua città crescerà aumentando di livello del tuo quartiere generale. Che bella sta roba. Sviluppare la città significa spendere fondi del quartiere generale e risorse per sbloccare i pannelli di sviluppo. Ogni pannello permette di sbloccare i pannelli a esso collegati. Per sbloccare alcuni pannelli è necessario che un alleato gestisca la struttura corrispondente o faccia avanzare la storia fino ad un certo punto. Raccogli fondi, risorse e costruisci la città. È bellissimo, hanno messo praticamente l'avanzamento come abbiamo in Ever Crisis con Lightwind, no? E quindi dobbiamo praticamente prendere le cose, tipo la gestione totale. Ecco, cibo e poi fondi del quartiere generale. Ecco, qui abbiamo del legname, però non abbiamo i fondi. Ecco, qua abbiamo minerale di ferro, però fondi... Scusa, ma per mettere i fondi nel quartiere generale? Ecco, trovo un alleato per la gestione di questa struttura. Trovo un alleato, vedi, qua ci sono i vari alleati che devono fornire supporto. Scusa, ma per mettere... Ma i fondi... Non li posso mettere io i fondi, praticamente? Servono negozi, ma anche i campi coltivati e fattorie. Se la popolazione cresce, serviranno anche i luoghi ricreativi. Questo albero dello sviluppo traccia i nostri progressi. Sarà difficile trovare i materiali e le persone giuste, ma sono sicuro che a lungo andare la crescita è ok. Bene, faresti meglio a cominciare. Che ne dici?
Ma beh, lui voglio capire se posso dare. Forse gli devo dare a lui i soldi? No, neanche perché non ce l'ha un dialogo. Perché forse posso depositare io i soldi, però non credo, non ho visto qualcuno. Oh, guarda, qui c'è anche il fuori. Questo è il cimitero. Questo cos'è? Ah, tu sei. Ah, ok. Forma gruppo, sì. Questo è il magazzino. Ciao, Noah. Il magazzino inizia a prendere forma. Perciò senti libero di lasciare le tue cose qui. Non le perderemo di vista. Ok, ma posso depositare? No, non si possono depositare i soldi. Ma vedi qua, vendi addirittura. Ah, aspetta però. Ah, ecco, vedi i fondi. Quelli sono i fondi del. Puoi vendere materiali per aumentare i fondi del QG. Certo, quindi li posso vendere, ma al tempo stesso però li devo usare anche per sviluppare. Scusa, ma se vendo. Ah no, vedi, qua mi dà soldi. Qua mi dà soldi, sì. Allora a te devo vendere le cose per. Questa è l'infermeria, tipo, infatti c'è Francesca che cura la gente qua. Ah, questo quindi vuol dire che io devo raccogliere risorse a go-go. Cioè, proprio vuol dire che io devo, praticamente, devo prendere risorse come se non ci fosse un domani. Perché poi le devo vendere e anche le devo usare per ampliare. Il quartier generale, quindi devo fare l'uno e l'altro. A meno che poi scoprirò che ci sarà un modo migliore. Ah, ecco, qua ci sono le segrete. Ok, mi piace però la struttura del castello, è molto facile da è molto facile da imparare a gestire. Non è troppo dispersiva, fortunatamente. Sì, ma qua ci siamo già stati. Non siamo stati di qua. Qua cosa c'è? Ok, le stanze non sono neanche eccessivamente grandi, il che è anche un vantaggio, perché così le puoi esplorare subito. Allora, progetto. Ora che ho un po' più di risorse, cosa posso aprire? Posso aprire qualcosa? Ecco, qua posso aprire. Crea casa di commercio. Costruisci una casa di commercio. Tesoreria capacità più 1, aumenta le capacità del magazzino. Costruisci una cabina del taglialegna, permette di ottenere legname e frutta. Però mi serve uno che la gestisca. Però intanto. Ah, minchia, non la posso fare perché mi serve, porca. Ecco il ranch, permette di ottenere. Perfetto. Perché non me lo fa fare? Ah, perché mi serve Marta, devo reclutare Marta. Ah, pensavo che Marta fosse già reclutata. Invece no. Non è ancora reclutata. Porto il numero dei tuoi alleati a 26 o più. Questo invece. Posso fare solo questo. Ecco, vedi, inizia già a. Costruzione completata. Crea casa di commercio. Eccolo qua. Ma è bellissima questa funzionalità.
che quindi non lo fa in automatico, quindi il tuo castello non migliora in automatico, devi essere tu a migliorare il castello. Ecco, vedi, qui c'è il commerciante che dovremmo reclutare prima o poi. Va bene. Aspetta, ma lì continua? Ah, ecco, qua continua. Anche qua sotto continua. E anche qua continua. No, qua non continua. Va bene. Ok, ci siamo. Ho capito come... Bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace. C'è anche tutta la parte esterna. Madonna, è enorme qua. E ci sono le varie uscite. Madonna, mi ricorda tantissimo... Questo mi ricorda tantissimo il castello di Shukoten 5. È identico praticamente. È identico a quello del 5. Che c'erano i vari ponti che ti permettevano di uscire. Poi c'è anche l'acqua. Ma posso pescare pure in alcune zone? Sicuramente sì, perché poi dovrò reclutare il pescatore. Il pescatore possente. Quindi... Ecco, vedi, qui c'è un'altra, la camera, quella di commercio. Dove però ancora giustamente non c'è nessuno. No, vabbè, fighissima. Sta cosa l'adoro, veramente l'adoro. Il fatto che non sia automatico, ma devi essere tu praticamente a gestire il castello. Lo devi far crescere tu praticamente. Sia ovviamente reclutando alleati... Ma al tempo stesso devi anche gestire il lato, chiamiamolo, finanziario. Oh, ecco la Marta. Ma quindi la posso reclutare ora? No, mi avevano detto che eri qui. Ero preoccupatissima per te. Ho un sacco di notizie da darti. Ricordi Nolla che abitava nella casa dietro la nostra? Beh, ha partorito. E Cappespidenina, che clamore. Una grande festa, mi ricordo che sono sentati tu e Lin. Che bei ricordi. Ok, devo farle gli auguri. Come vanno le cose al villaggio? Procedono bene, non ti preoccupare. Ricordi quanto ti dà di fare Alex, vero? Beh, quell'uomo è un vulcano, è una vera forza della natura. E Millie? Ti ricordi Millie, vero? Beh, la piccola è cresciuta e pare che abbia una simpatia per qualcuno. Comunque, sarebbe bello combinare un appuntamento. Tu conosci qualcuno che possa aiutarla? Oh, e cos'è questa storia che tu saresti un condottiero? Il mio piccolo nuovo si sta facendo strada nel mondo. Avrei bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ecco, perfetto. Zia, ti prego, rallenta, non posso. Ok, perfetto. D'ora in avanti mi metterò... Ecco, Marta entra nel gruppo. Quindi posso adesso fare la fattoria. Ecco, vecchia chiacchierona, Marta. Esatto. Io ora rimboccassi le maniche e tu mettiti al lavoro, no? Non far finta di essere indaffarato. Madonna, infatti ero convinto di dover tornare al villaggio per reclutare Marta. Invece no, vedi, è lei che è venuta qua. Quindi perfetto, ottimo. Ok, quindi posso fare la fattoria adesso. Così posso ottenere farming praticamente di latte. E ecco, vedi, lei si trova qua. Quindi tutta questa zona qui dovrebbe essere la fattoria in realtà. Ah no, lì c'è il tizio... Con l'arco. Tipo Kinnison. Sì. Allora, sì, andiamo a costruire la fattoria. Visto che c'è Marta. Ero convinto di andarla a reclutare al villaggio. Invece, fortunatamente, è venuta lei da me. Quindi, proprio reclutamento facile facile questo. Infatti, bisogna sempre esplorare il castello. Perché ci sono, appunto, anche personaggi... Che delle volte praticamente vengono nel tuo castello perché vedono che tu sei famoso o comunque... Cioè, sia per trama, perché poi anche per trama inizieranno a conoscerti e quindi di conseguenza poi faranno, diciamo, faranno follie per venire a vedere il castello. Ok, qui possiamo uscire, ci andiamo da questo lato. E quindi bisogna esplorare anche il proprio castello, perché delle volte i personaggi si nascondono anche nel proprio castello. Quindi intanto andiamo a fare la fattoria, così abbiamo praticamente l'autofarming. Ah, tu sei coso, Jutus.
Pensavo fosse un altro personaggio di spalle così. Allora, ecco qua. Andiamo a fare. Allora, progetto. No, mi manca il legname ora, porco. Cacchio. In realtà so dove andarlo a trovare il legname, però porca paletta. Ma non si può in qualche modo comprare magari qualche risorsa qua, vero? No, non è possibile comprare risorse. Allora, forma gruppo. Allora, vediamo chi c'è come quelli di aiuto. Ecco, vedi? Cassandra cosa mi dà? Ti permette di formare gruppi presso i punti di salvataggio. Ah! Quindi posso farli in generale. E Marte invece aumenta acquisizioni e materiali rari rilasciati presso punti di raccolta. Buono. Portiamocela per ora. No, tutto qui il cazzo. Allora, chi ci portiamo? C'è qualcuno che deve livellare? Vediamo. In realtà, ok, questi sono al 15, quindi... Quindi sì, me li porto così un po' livellano. Tu sei al 16. Vabbè, devo portarmi Francesca perché Francesca giustamente è la curatrice, quindi va bene. Allora, un secondo, sistemiamo la formazione. Allora, tu sei corto? No, tu cos'è, medio? L, M. Ok, allora voi potete attaccare tutti. Tu con lo scudo ti metti qua. Va bene, ci siamo. E i personaggi di aiuto sono molto utili in questo caso, perché mi consentono di raccogliere risorse e anche materiali più pregiati. Ah, qua sotto invece che c'è? Può essere che ci sarà la parte con le barche? Tipo il porto. Ah no, mi fanno scendere. Ah, ok. Sì, sì, è la discesa verso... Ok. Scusa, ma io allora... Da queste uscite dove vado? Cioè, se io adesso ho le uscite... Ho le varie uscite del castello. Se questo castello era dentro la miniera... Vediamo se qui c'è qualcuno. No, qui non c'è nessuno. Cioè, tecnicamente io dovrei avere un'uscita che porta alla miniera. Un'uscita che porta forse direttamente in mappa del mondo. A meno che le miniere ora non me le fa esplorare più. Anche se in realtà mi sembra strano, perché forse nelle miniere... Oddio, tu sei un soldato diverso, nulla da segnalare. Vabbè, sarà tipo un grado più alto. Cioè, ho praticamente tre uscite adesso a disposizione. Vedete, una a sinistra, una sotto e una a destra. Allora, vediamo dove, da dove... Cioè, vediamo cosa mi consentono di fare. Allora, vicino a Midgard. Ok. Ah, ecco! È diventata proprio una zona completamente nuova. Nuova. Una zona completamente nuova. Che figata. Allora, ma qui cosa c'è? Scusami. Allora, c'è il ponte che si attraversa. Più che altro sono curioso se ci sono zone di pesca o robe simili. Ah, qua non sembra. E ci saranno ovviamente anche incontri casuali, perché... completamente a caso? Ma se... What? Ma seriamente? Siete pazzi? Allora, quelle potrebbero essere effettivamente le miniere. Però lì c'è un'altra foresta. Che tipo il ciocobosco? No, non esiste in Shuikoden il ciocobosco. Livella abbastanza bene in realtà nelle nuove zone. Ecco, quindi quella foresta è una zona interagibile. Perché solitamente... Ecco, è di foresta chiaroscura. Oddio. Foresta chiaroscura.
E che zona è questa? Ho intanto materiale, perfetto. Legname, che questo mi serve. Madonna mia. È enorme sta mappa. Ah! Personaggio. Kerrin, volevi qualcosa? Sono in cerca di compagni che vogliono aiutarmi a espandere la mia nuova città. Oh, una nuova città, mi piace. Quanto è divertente poter sfornare una casa dopo l'altra. Sembra un ottimo lavoro per pompare queste braccia. Posso fare affidamento su di te? Ok, ascoltami campione. Ti dirò qual è la strada che porta al bosco. Tu andrai lì e mi prenderai 20 pezzi di legname. Eccoci qua. Bene. Raccolta dei materiali. Vabbè, cosa che noi già sappiamo, quindi va bene. Sì, sì, sappiamo come funziona. Ok, quindi tu vuoi solo 20 legname? Vabbè, easy, dai. Ecco, anello con turchesi. Altro legname. E già tecnicamente dovrei averlo 20 legname. Ah no, ne ho 10. Fanculo. Anello MP più 20. Oddio, questo non sarebbe male. MP più 20. Lo potrei dare a te. Anche se poi, vabbè, ovviamente ci sono tanti altri a cui lo potrei dare. Purtroppo niente ciò che ho beccato. Altro 5 legname. Quella ce ne sono altri 5. Quindi in teoria io già potrei anche benissimo... Potrei benissimo già tornare indietro e reclutare la tizia. Però ovviamente noi c'è... Anello con pietra solare. Aumenta di poco il valore di armatura. Ah. E a chi possiamo equipaggiarlo? A lui. Ah, vedi? Il rango di armatura aumenta. Quindi ora lui ce l'ha B. Quindi è più resistente. Ecco, bravo, legname, prendiamolo. Che così costruisco e poi... vendo. Questo è ottimo. Però per Francesca è ottimo. Aumenta molto di più verso Francesca, quindi lo teniamo su Francesca. Qui si farma un sacco di legname. Oh no, non posso andare oltre? Stiamo ancora finendo di perlustrare oltre a questo punto. È stato avvistato un mostro potente, perciò non potrei proseguire finché la ricognizione non sarà completata. No! Fatemelo affrontare! Ma se ora quella vuole 20 pezzi di legno, io quanti ne ho in realtà? Ne ho 30, quindi niente. Io praticamente sono tornato a punto e a capo. Che volevo formare legname invece. A meno che me li lascia nell'inventario o se li porta lei? Oddio. Vediamo. Oh, i 20 pezzi di legno. Oh, 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 sembra che qualcuno si sia messo a lavorare sodo. Ora che ci faccio caso, queste non sembrano le mani di uno scansafatiche. Sì, credo proprio di poter fare affidamento su di te, ragazzo. Unisciti a noi. Insieme faremo grandi cose. Il mio nome è Kerrin, piacere di conoscerti. Eccola qua. La muscular waifu che tutti quanti vogliamo. Ecco, lei taglia legna, quindi mi gestirà sicuramente il legno, il farming del legno. Posso entrare a casa tua? No, ovviamente. Se fanno l'attacco combinato, effettivamente. Potrebbe essere figo fare l'attacco combinato. Ah, oh, altro legno. Allora, controlliamo. Ah no, ok, ce l'ho ancora il legno. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, io credo che forse devo andare di qua per trama, a sto punto. Quindi, se prima andiamo dall'altro lato... Non è meglio se prima andiamo dall'altro lato? Sì che è meglio. Ah, lì c'è anche una zona di pesca. Risulterebbe figo. Se però ovviamente un attacco combinato. Ah, uè. Altrimenti il cazzo. Ma quello cos'è? Un'altra foresta? Cos'è? Oddio, sembra un'altra foresta in realtà. Cosa sono cocomeri? Sembrano cocomeri. Colle dell'abbondanza.
Quindi qua ci saranno tutte tettone, immagino. No. Mi dissocio. Non è vero, scherzavo. Cioè, se esistesse un posto del genere, io ci faccio permanenza. Nuovo personaggio. Wyler, scusami, per caso hai visto in giro una ragazzina? Ha 14 anni con i capelli neri e si chiama Marin. No, mi dispiace, per caso si trova in pericolo? È la mia sorellina, di solito resta a casa, ma mi ha lasciato un bigliettino per dirmi che è andata nel bosco in cerca di erbe. Pensavo che a quest'ora sarebbe già rientrata, ma non si trova da nessuna parte. Purtroppo temo che le sia successo qualcosa di brutto. Ok, ti aiuterò a trovarla. Davvero? Certo, potrebbe essere in pericolo, giusto? E poi devo reclutarti. È fissata con le erbe, belle pietre e cose così. Perciò sarà di certo vicino a uno dei punti più ricchi di queste. Ok, ti mostrerò la strada. Oh, quindi si unisce a noi. Va bene, lo mettiamo qui. Tra le riserve. Arco corto. Ok, quindi lui ha l'arco. Va bene. Però per il momento ti tengo da parte, tanto non ti posso reclutare. Nel momento in cui ti posso reclutare. Ok, riso. Ah, questo è cibo. Carne. Ah no, carne. Pensavo cibo in generale. Va bene. Fortuna che comunque le mappe, bene o male, sono a corridoio, così. Anello con machiliti. HP più 30. Oddio, potrei darlo a Kogen per il momento. Così intanto non occupiamo troppo spazio. Allora, qui ci sono due strade che devo percorrere. Non credo che tu sia al mio livello. Come ti permetti, stronzo? Ti spacco il culo, ti spacco. Questo è altro... 20 cibo, madonna mia. Ora capisco perché si chiama dell'abbondanza. Oh no, non mi dire che anche tu state facendo l'esplorazione qua. No, non ci credo. Fanculo. Anche qui c'è un mostro potente. Vabbè, si vede che questa è fatto... Cioè, che questa parte è proprio fatta, scriptata appositamente, perché è di trama così, vedi? Perché qua non mi fanno passare, perché noi dobbiamo andare di qua e salvare la ragazzina. Eccola là. Di solito va alla ricerca di erbe in... ma non c'è traccia di lei, proprio non capisco. L'ho detto migliaia di volte di non addentrarsi dentro la foresta. I nostri genitori non ci sono più, perciò siamo solo noi due. Aspetta a me prendermi cura di lei, ma... Anche io ho una sorella, però caratterialmente sembra molto diversa dalla tua. Ah sì? È per questo che hai accettato di aiutarmi? Com'è tua sorella? Buona! È una tipa stravagante, eccessivamente avventurosa per così dire. Dice di essere la ragazza più fortunata del mondo e che le rune le sorridono. Con quelle guai non finiscono mai. Anche per te è dura, eh? E allora sai cosa provo. Qualcosa mi dice che andremo d'accordo. Ma ne riparleremo dopo aver trovato Marin. Andiamo a cercare altrove. Ah, ok. Allora mi sa che ora devo... Quindi ora dobbiamo andare sicuramente da quell'altro lato. Dove sono stato prima. Cioè di qua, immagino. Infatti. Neanche io ho avuto fortuna. Si sarà addentrata ancora più in profondità? Ma perché? Il cuore della foresta è colmo di mostri. Sarà meglio sbrigarci. Sì, andiamo. Ma come? Ma io non posso passare ora però. Perché dicono che stavano facendo la perlustrazione. A meno che ora posso dire no, fateci passare che è urgente. Oh, oh. Ah no, ok. Ah, ok, perfetto. E allora si trova lì, eccola. Oddio. Ah, vabbè, è un nemico singolo. Tra l'altro di quelli scarsissimi. Sono così felice di vederti. Onicia!
Ho avuto tanta paura. Quante volte ti ho detto di addentrarti da sola nella foresta? Ma ieri ti sei fatto male e le erbe che ti servivano non crescevano qui vicino. Ah, l'hai notato. Non volevo farti preoccupare. Sciocchino. Volevi fare tutto di nascosto, ma hai solo reso più ovvia la cosa. Noah, giusto? Grazie mille, davvero. Posso ripagarti in qualche modo? Sì, unitevi a me. Beh, in realtà... ho sentito parlare dell'impero, ma ho sempre pensato che riguardasse terre lontane. Ora sembra proprio che stia per diventare un nostro problema. Non so se sarò in grado di proteggere Marin se la guerra arriva fin qui. Noah, voglio unirmi all'alleanza. Bene, unisciti a noi. Grazie, mi chiamo Wyler. Sono un arciere e non manco mai il bersaglio. Sarei lieto di avere il mio arco al tuo fianco, te lo garantisco. Chissà se lui con l'altro fanno l'attacco combinato dei due arcieri. Sarebbe da provare poi. E allora vengo anch'io. Ehi, non puoi... Guarda, se farai come hai sempre fatto finora, allora avrai ancora bisogno delle mie erbe, come sempre. Inoltre sono sicura che i miei rimedi torneranno utili anche agli altri. E sai che è così, Wyler. Quindi anche lei è una curatrice. Beh, cioè, se prometti di stare alla larga dai pericoli... Grazie. Mi chiamo Marin e sono bravissima a trovare erbe medicinali e pietre preziose. Ah, quindi lei sarà per il raccogliere le risorse, probabilmente. Mentre mio fratello si occuperà dell'alleanza, io mi occuperò di lui. Bene. Ti occupi dell'Oni-chan. Ma anche io sono un Oni-chan. Quindi ti occuperai anche di me? Ragazza raccoglitrice. Ragazza raccoglitrice. Va bene. E qui direi... No, salviamo in un altro slot.